Ciao ragazzi, benvenuti su Area 41, il canale dei tutorial e delle guide per tutti. In questo video andremo a fare la sostituzione del modulo USB di carica del microfono su un Poco M4 Pro 5G. Trovate sul canale già una playlist dedicata a questo telefono dove facciamo anche la sostituzione della batteria e la sostituzione del touch display. Quindi se possedete questo telefono vi consiglio di salvarvela e di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video. Di seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione, e anche sui canali Telegram e WhatsApp dove trovate offerte su molti prodotti. Come avete visto, questo telefono è abbastanza rovinato, quindi dovremmo andare a fare, cioè nel corso del lavoro ho fatto anche la sostituzione della scocca. Comunque a noi quello che importerà sarà la sostituzione del modulo USB. Prima di iniziare dovremo andare a scaldare la parte posteriore con lo scaldaria. Potrete utilizzare anche un phon di casa, ma vi consiglio di non dare troppa aria calda perché potreste deformare o spaccare la scocca del telefono. Fate una prima apertura con l'isesamo, ma poi tutto il lavoro fatelo con il prettro in plastica. Vi ricordo che il kit di smontaggio ve lo lascerò in descrizione insieme al modulo USB di carica originale o pari all'originale. Se vedete che c'è difficoltà nello scollare il biadesivo, riscaldate più volte. Fate attenzione quando passate vicino alle fotocamere perché la parte è molto più sottile, quindi potrebbe danneggiarsi con più facilità. E soprattutto intorno alle fotocamere c'è anche un biadesivo dedicato, quindi fate attenzione in qualche passaggio, anche qui dove c'è il cavetto flat, a non entrare troppo dentro la scocca. Una volta che avremo accesso alla parte interna del nostro telefono, dovremo andare a togliere tutte le viti perché la scocca interna è unica sia per la scheda madre che per il modulo USB. Alcune viti saranno al di sotto dei vetri delle fotocamere, quindi dovremo toglierli per potervi accedere. Quindi una volta tolte tutte, che sono tutte uguali, quindi le potrete mischiare tranquillamente, andiamo a sollevare i vetri delle fotocamere che sono attaccati. Cercate di utilizzare sempre il prettro in plastica per fare leva. Togliamo queste 5 viti. Ho velocizzato, ma gli ho lasciato tutti gli step completi. E ora andiamo a staccare la scocca interna. In questo caso non c'è la parte vicino al foro dello slot della SIM, ma noi partiremo da lì, come vi ho fatto vedere con l'isesamo. Poi con il prettro in plastica seguiamo tutto il perimetro per fare in modo che si vada a staccare dal frame del display. Fate molta attenzione quando passate vicino ai tasti e non alzatelo subito perché potreste strappare questo cavetto flat che arriva dal sensore delle impronte digitali. Quindi andiamolo a staccare e togliamo la scocca, che per il momento non ci servirà più. Stacchiamo subito la batteria, stacchiamo subito il flat che arriva proprio dal modulo USB, questo flat nero. La batteria dovremo staccarla per prima in modo da togliere tensione sui circuiti elettronici. Togliamo anche lo speaker buzzer, che è l'altoparlante del nostro telefono. E ora andiamo a sollevare il modulo USB di carica. Ci sono i due cavetti coassiali che sono attaccati. In questo caso io non li ho staccati perché questo faceva parte di un altro video. Comunque voi dovrete staccarli e riattaccarli. Poi verificate che siano inseriti all'interno della guida del frame. Rimettiamo l'altoparlante nella propria sede. Rimettiamo il cavetto nero che va dal modulo USB alla scheda madre. Come vedete c'è una freccia che vi indicherà il verso, e poi riattacchiamo anche la batteria. Rimontiamo la scocca, in questo caso è nuova perché quella di prima era con
completamente macinata. Riattacchiamo il cavetto flat del sensore delle impronte digitali, andiamo a schiacciare lungo tutto il perimetro facendo attenzione a non danneggiare lo schermo, quindi non schiacciate troppo. Rimettiamo tutte le viti. Come vi dicevo, sono tutte uguali, quindi non avrete il problema di ricordarvi dove le avete tolte. Vi ho lasciato tutta la sequenza integrale. Ora vi sto facendo vedere quello vecchio, perché se avete del biadesivo residuo che fa grumi o che possa fare spessore con la cover posteriore copribatteria, dovrete andare a togliere questi grumi con il cacciavite spaccato piccolo. Rimettiamo anche i vetri delle fotocamere facendo attenzione a non spaccarli, in questo caso vabbè, già era spaccato. Togliamo eventuali eccessi di biadesivo anche dalla cover posteriore copribatteria. Come vedete è tutto pulito. Facciamo una prova che sia perfettamente aderente, che non resti alzato da nessuna parte, e andiamo a mettere della colla B7000. Se il biadesivo non è completamente danneggiato, potreste anche lasciarlo. Io comunque vi consiglio, se vedete che è abbastanza rovinato, di toglierlo tutto. Ora mettiamo la colla B7000 lungo tutto il perimetro. Ve la lascio insieme al kit, sempre in descrizione. Rimettiamo la cover posteriore copribatteria. Schiacciamola bene in modo che aderisca. E se ci sono delle fuoriuscite di colla in eccesso, basterà passarci un dito e si toglierà subito. Mettiamo qualche elastico in modo che vada a tirare e che non si sposti. Lasciate tirare almeno 2-3 ore. E poi potrete riutilizzare il vostro telefono. Chiaramente fate una prova di carica, fate una prova col microfono nel caso il vostro problema fosse quello, e il lavoro sarà terminato. Come detto, in descrizione vi lascio sia modulo di carica che kit di smontaggio. Se avete dubbi o domande, ponetele pure nei commenti, cercheremo di rispondere a tutti. Se il video vi è stato utile, lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per essere aggiornati anche sui prossimi video. Seguiteci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, li trovate sempre in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video.